Saluto il padrone di casa, il sindaco di Forte Minore, saluto i colleghi, i vari amministratori e le associazioni presenti questa sera. Questa riunione veramente capita subito dopo quella del prefetto. Io questa sera penso di, come fece il vice sindaco di Napoli, ringraziare padre Maurizio per l'azione mediatica che lui ha avuto per questo argomento. E diciamo che dopo questo ringraziamento, diciamo che l'amministrazione e penso che tutti i sindaci abbiano già operato su questo argomento, mentre padre Maurizio è stato molto più mediatico, più espansivo, è uscito un poco fuori dalla sua parrocchia e i vari associazioni hanno accusato di indicare i vari sindaci, accusarli, addirittura denunciarli. Questa è la cosa più brutta, perché voi dovete sapere, associazioni, che non siamo noi contro di voi, perché adesso abbiamo cominciato a capire che dobbiamo stare insieme per avere questa soluzione di questi problemi, perché i vari sindaci lavorano in silenzio per questi problemi, perché ve ne siete accorti adesso, ma questi problemi sul territorio da 30 anni ci condannano, questi problemi, e sono sui nostri figli e quello che sarà per domani. Quando voi non avete fatto questo, lei continua ancora quello che dicevo io prima. Noi non siamo contro di voi, siamo insieme a voi a fare. Se lei continua in questo dibattito non arriviamo da nessuna parte. Quando vi dico che quando voi si è sentito il problema del fetore di quello che era sul territorio, il sindaco e l'amministrazione in silenzio avevano già chiamato l'ARPAC sul territorio, erano già venuti, avevano precisato che forse il problema era quello del depuratore di Orta, e a quel punto l'ARPAC di Napoli si è fermato, come dice verifica qualche altro collega. Abbiamo passato la palla a quelli di Caserta hanno confermato che il fetore veniva dal depuratore e subito dopo ci hanno confermato che stava sotto sequestro ed era conseguenza della procura di Nola e quella di Santa Maria Capoeta. Passato il problema alla regione, la regione ha detto stiamo verificando, ma i soldi non ci sono. La seduta, dovete sapere, con amici, è quello il percorso, è quello che stiamo dicendo, penso che la prefettura abbiamo. La seconda, l'incontro che avete stato fatto in prefettura e il sindaco di Caivano, che il 1° di luglio ha chiesto questo incontro, sicurezza e sanità sul territorio, ed è stato fatto il 23 agosto. Questo è quello che vi posso, non è che non facciamo niente, quindi il sindaco, come diceva pure padre Maurizio, ma il problema si chiude, perché a un certo punto, come abbiamo fatto in prefettura e abbiamo chiesto i problemi che dovevamo fare, ci siamo accorti che alla fine mancavano i soldi per verificare la soluzione dei problemi. Questo perché il territorio di Caivano è vastissimo, sono 27 km quadrati. Il problema che noi possiamo dire è che noi abbiamo già determinato questa situazione per i vari controlli sul territorio, con i carabinieri, le guardie ambientali, con il gruppo dei giovani che hanno fatto questo bando per controllare il territorio insieme alle guardie municipali, e vi dico che pochi soldi che noi abbiamo avuto, siamo riusciti a fare anche alcune lotte con i vigili urbani sul territorio, e vi dico che padre Maurizio, forse il problema dei carabinieri, ma i carabinieri dobbiamo lodarli, è stato interpretato male quello di padre Maurizio, ma i carabinieri dobbiamo lodarli, perché in questi giorni, come sapete, sul territorio sono riusciti a prendere una persona che stava bruciando delle... Prego? Questi giorni, io penso che le altre volte sono uscito lo stesso, in questi giorni sono solo fumando, non erano un po'.
lei faceva, stava presente ai carabinieri. Se voi volete interpretare anche l'azione dei carabinieri, delle forze dell'ordine sul territorio, non andiamo da nessuna parte. Questo è il problema. Vi posso dire che noi questa operazione ci ha fatto molto piacere, ho fatto le congratulazioni al tenente della caserma dei carabinieri, e in questa operazione noi ancora vi posso dire che le nostre polizia municipale sta controllando i territori, sta cercando di pulire i territori. Il riguardo all'asse mediale, come diceva il collega, noi l'abbiamo già pulito l'asse mediale, ma dopo poco, neanche un mese, ci ritroviamo di nuovo con questo problema di fare di trovarci di nuovo l'asse mediale sporco. Problema dei controlli che vogliamo fare. Speriamo che ci siano soldi per farlo, che funzionano, ma comunque non è che ci credo molto, perché questa operazione non è che possiamo portarle a termine. Ancora vi posso dire un'altra azione che volevamo fare. Se vi ricordate, in prefettura abbiamo fatto un'altra operazione riguardo ai terreni. Ci fosse qualche terreno che ci avesse determinato dei roghi, coloro che stavano vicini potevamo anche bloccare la vendita dei prodotti che uscivano da questo terreno vicino. È un'azione che stiamo proponendo, organizzando insieme al direttore sanitario della Napoli 2 di Caivano, dirigente dottore De Luca. Inoltre vi dico che noi già nel marzo 2011 abbiamo fatto la bonifica del campo Rom di Acerra. Adesso ci troviamo con la stessa richiesta fatta dal comandante dei vigili, però in questo momento non ci sono i soldi per portare a termine questa operazione. Ma penso che in questo momento nel problema che siamo nel bilancio, quest'anno avremo 70.000 euro, quelle che non c'erano gli altri anni, e sicuramente li disponiamo. Proposte però. Questa è la sua, è un'elencazione di tutti. Io non ci devo arrivare, se io avessi finito lei poteva parlare. Vedi, continua a sbagliare. No, io non continuo a sbagliare. E lei, io ancora la parola anche agli altri, però. No, cortesemente, insomma, volevo sindaco Bertone. Allora, io voglio ricordare il campo della prefettura, c'è pure delle telecamere. Il problema grosso era quello che mancavano i soldi per fare questa operazione, ma la cosa più importante è quella che è venuta fuori, quella che stiamo dicendo da parecchio tempo, è quella di metterci insieme, determinare una cabina di regia che possa dare spinta a questa operazione, che tutti insieme possiamo portare a termine. Io ho una proposta, visto che, se ricordate, al prefetto ho detto che avevo timori, come è successo quello di Acerra, avendo noi il balle sul territorio, essere preoccupati di una situazione che si potrebbe verificare anche sul Caivano. E visto che questa situazione, fin quando ci sono stati i soldati sul territorio, non si era mai verificato, io stasera un'altra proposta oltre a quella che fa: se non c'è la possibilità di avere le telecamere per un problema economico, se non c'è una possibilità di determinare queste operazioni, io chiederei anche le forze, i militari ancora sul territorio per controllare questi nostri vasti terreni e queste cose si verificano nel nostro territorio. Grazie.